Ci troviamo oggi ad Albissola e più precisamente ad Albissola Marina per andare a scoprire uno dei più significativi esempi di villa settecentesca genovese costruita lungo la riviera di Ponente, Villa Durazzo Faraggiana. L'edificio, oggi noto attraverso il nome dell'ultima famiglia proprietaria, i Faraggiana, venne costruito a partire dagli anni 10 del Settecento come residenza di villeggiatura di una delle più importanti famiglie dell'aristocrazia genovese, quella dei Durazzo. Si deve infatti a Gerolamo Durazzo la ristrutturazione di un preesistente edificio essenzialmente rurale nel complesso monumentale ancora oggi visibile. Una grandiosità resa possibile dall'ingente disponibilità di spazio per costruire che le riviere offrivano in quegli anni. Un'occasione colta dalla famiglia a più riprese, quando ad inizio Settecento estesero le loro proprietà in luoghi dislocati lungo le coste ligure, dove risultava possibile adeguare le costruzioni alle coeve mode internazionali. L'esigenza di realizzare residenze che fossero ad un tempo raffinate, comode e moderne doveva necessariamente essere coniugata con l'osservazione di quanto stava accadendo nel resto d'Europa, dove la Francia si era resa portavoce di un gusto che non poté non influenzare, per vicinanza geografica e stretti legami politici e diplomatici, le sorti della produzione artistica ligure e genovese in particolare. Questo risulta ben comprensibile nell'osservazione del giardino di Villa Faraggiana, felice sintesi tra la tradizione secolare del cosiddetto giardino all'italiana, ossia uno spazio propriamente architettonico nel quale piante e quinte arboree vengono pensate e distribuite al fine di creare veri e propri spazi geometrici in cui inserire statue e fontane, e quello alla francese, formalizzato dal celebre giardiniere di Luigi XIV, André Le Nôtre, che ne diede un primo e fondamentale esempio proprio a Versailles. Qui, di quest'ultimo, vengono riproposti alcuni elementi adattandoli alle caratteristiche del territorio, a partire dall'importante prolungamento del viale d'accesso, che consente di avvicinarci gradualmente alla villa, apprezzandone caratteristiche architettoniche della facciata. Il gusto francese nella progettazione degli spazi verdi in dialogo con le nuove architetture settecentesche si evidenzia anche nella predilezione per i bassin, ossia specchiature d'acqua basse prive di elementi di verticalità, come le fontane, come possiamo scorgere in questa peschiera sormontata da un gruppo scultoreo avente come protagonista Diana. Entrati nella villa dal giardino, percorriamo il grande scalone che ci conduce al piano nobile, dove troveremo ambienti decorati secondo il gusto settecentesco. Uno di questi ambienti è la camera da letto, caratterizzata da un gusto che possiamo definire rococò, dove alla luminosità cromatica delle tinte si unisce un'esigenza decorativa che si evidenzia nei preziosi stucchi policromi che impreziosiscono le pareti. Particolare attenzione meritano anche gli arredi dell'ebanista inglese Henry Thomas Peters, che giunto a Genova negli anni 20 dell'Ottocento diventerà mobiliere di fiducia della famiglia Durazzo. Raggiungiamo adesso il fulcro dell'intero edificio, lo spazio dal più alto valore storico-artistico, la Galleria delle Stagioni. Un ambiente che si affaccia sul giardino ed è impreziosito da un ciclo di affreschi nonché da un mirabile pavimento in ceramica maiolicata. Tuttavia, il vero protagonista dello spazio è l'opera dello scultore Filippo Parodi. Ci troviamo infatti davanti a quella che fu definita uno dei capolavori della grande decorazione europea,
La specchiera, scolpita nel legno sullo scadere degli anni 60 del 600, su commissione Durazzo, per un ambiente diverso da quello in cui la vediamo oggi, ma dove venne trasportata nei lavori di ristrutturazione ed edificazione della villa negli anni 30 del 700. Un modo di operare, quello del Parodi, che consentì di coinvolgere massimamente lo spettatore, facendolo riflettere sul significato più profondo della storia di cui anch'esso, per un attimo, è diventato protagonista. Un'allegoria moraleggiante sulla caducità delle cose terrestri, per le quali è bene non coltivare una passione irrefrenabile come quella che portò alla morte del protagonista ovidiano. Così come la specchiera rende manifesto come nel secondo Seicento fosse ampiamente ricercata l'unione di elementi di arredo con la creazione artistica, allo stesso modo si apprezzano le quattro allegorie delle stagioni collocate nel medesimo ambiente, che originariamente dovevano essere punti luce, reggenti candelieri. Le stagioni vengono rappresentate attraverso quattro differenti personaggi, le cui fattezze rimandano, ancora una volta, a illustri esempi romani. Osserviamo così l'inverno, come un uomo anziano intento a riscaldarsi di fronte a un braciere e avvolto in un ampio mantello. L'autunno, come un giovane bacco contornato da tralci d'uva. E ancora la primavera, rappresentata con al fianco un putto e con il capo cinto da una corona di mirto. E infine l'estate, questa volta con il capo cinto da una corona di spighe. Siamo dunque giunti alla conclusione di uno dei tanti percorsi possibili all'interno di uno spazio sorprendente, in un complesso monumentale che anche a fronte delle modifiche 8 e 900esche risulta ancora oggi un segno nel panorama albissolese e ligure della grande tradizione di Villa Genovese, come avremo modo di scoprire in altri luoghi straordinari.